Dottore, dottore, allora, come è andata? È mia figlia? Come sta mia madre? Come sta? La mia delfina? Un successo. Ah. Il trapianto è stato un successo. Cioè... Mia madre è la persona più importante per me. Io non sarei niente senza di lei. Da bambino, quando ero triste, mi bastava vedere il suo sorriso per rallegrarmi. Delfina è compatibile. E questo è già un miracolo. Si andrà tutto bene, grazie a lei. Le darò qualunque cosa mi chieda. Quando starei bene, noi dovremmo parlare. Io sto bene, dimmi, che c'è? Bene, io, tu... Io, tu, tu, io... Dimmi, 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 dimmi. Chiedimi quello che vuoi. Che vuoi dire? Chiedimi quello che vuoi, oro, gioielli. No, ma cosa... No, Max! No, no, davvero. Ma che dici? Così mi offendi? Chiedimi no. quello che vuoi. Io ho terreni, isole. Il mio castello è in Cricoraga. No! Esaudirò ogni tuo desiderio. No! No! Non offendermi, no, io quello che ho fatto per tua madre l'ho fatto disinteressatamente, no. Vedi, le tradizioni del mio popolo vogliono che un favore si ricambi con un altro favore. Questa è la nostra legge. Capisci? Sai una cosa, Massimo? Ti sarò del tutto sincera. Rispetto le tue tradizioni, però io ho la mia morale. Io... In verità c'è una cosa che vorrei, ma non è il momento. E soprattutto... Pronto? Mm-hmm. Dottore, come sta? Quale dottore? Il nostro medico di famiglia viene a visitare la mamma. Ah! Anna, come si sente la regina di questa casa? Mi fa tanto piacere vedere che sta bene. Delfina, rimani con la mamma, ha bisogno di te. Certo. Ah, che graziosa questa ragazza, che cuore. Max, lei merita l'ordine d'oro del Cricoragan, ti pare? Troppo. Non arriva, Boniglia non arriva, che facciamo adesso? Una seconda opinione rovinerà il piano sicuramente. Shh, devo uccidere no. il medico. Permesso, vado un attimo da... No, no, no. Ma che succede? Sta dormendo. Ma se prima stavate scherzando e ridendo? Sì, prima stavamo ridendo e scherzando. Poi all'improvviso, non so per quale ragione, forse sarà mi stata la medicina. Mi serve solo un minuto, voglio sentirle il polso per sì, poter fare tranquillo. Le chiedo scusa, dottore, con tutto il rispetto, ma la signora Anna sta riposando, sta dormendo. Ha attraversato una situazione molto complicata, traumatica. Io credo che stia bene, sta riposando, lasciamola in pace. Va bene, allora datemi la cartella clinica, sì, voglio sì, darle certo. uno sguardo. Purtroppo l'ho dimenticata, l'ho dimenticata. Sì, allora, sì, allora vado ma di persona, no, se me lo permette. No, no. Sì, sei in onore di Delfina. Sì, signore, ti voglio festeggiare. Voglio che compri dello champagne. Conte comprami minimo. Tutto quello ma che sicuramente, vuoi. Signore, hai il vizio di interrompere. Ma che modi? Devo parlarti dei bambini e non dirmi che ti disturbo, perché anche io ho da fare, ma questo è più importante. Non posso, devo mantenere una promessa. Una promessa? Una promessa. Mi dici che cosa hai promesso? Ho promesso a Delfina di darle quello che mi chiede. Sì, perché? Hai promesso di darle ciò che vuoi? Sì. Ma sei pazzo? In cambio della vita di mia madre, qualunque cosa è poco. Poco è quello che ha nel cuore quella donna. Florencia, io credo che tu sia un po' troppo ingiusta ma con io... lei. Sì, lo so che ha un carattere forte, però fino ad ora ha dimostrato di avere un grande e nobile cuore. No, sì. Oh, io non so perché ti dico sempre tutto. Le ho offerto il mio castello e mi ha detto di no. Non fare quella faccia come se ti importasse qualcosa di me. Allora? Ti importa? No, ma figurati, non mi importa. Incorona la pure regina di quello che ti pare. Sarà bellissima sì, sì, nei certo. costumi di Cinchon Chanchakan. Sì, poi sì, vedremo sì, come si comporterà. Sì, vedremo. Sì, quando fai così sei proprio carina. Sei proprio carina. Sì. Sì. Massimo, ti ha parlato della promessa che ha fatto? Sì, però non posso chiedergli niente. Ma non ti ha detto che se non ricambia il favore potrebbe accadere qualcosa di terribile? Sì, me l'ha detto, però non so se posso chiedere quello che vorrei, no? Stammi a sentire, tu puoi chiedergli quello che vuoi. Credimi, puoi chiedergli molto. Sì, però c'è qualcosa che lui non può darmi. Ah, ma che cos'hai? Delfina, non piangere, dai. Tu vuoi lui? È questo? Sì, però che faccio, Anna?
Anna, come glielo dico? Ciao Massimo, ti amo! È profondo e sincero, è innamorata di te. Sì, Delfina ti vuole sposare. È impossibile, è impossibile, è impossibile. Perché? Perché io sono... Perché io sono innamorato di un'altra. Ma se questo è vero, allora ancora tutto possibile. Ma di chi sei veramente innamorato? Ma come sei innamorato di un'altra? Cos'è questa novità? Prima sei incapace di amare e ora sei addirittura innamorato di un'altra. Non devi dire questo, mamma. Ognuno di noi è diverso in amore. Ora so che posso amare, perché so riconoscerlo. Proprio come me. Ti prego, mamma, non mettermi sotto pressione. Non sono sì, io, Massimo. Sì, sono le tradizioni sì, a chiederlo. Sì, sì. Flora, che fai? No, fa silenzio. No, quello che succede è che di là... Che cosa? Nulla, silenzio. Stavo ascoltando perché Massimo sta dicendo che ama una donna. E a te che cosa importa? O invece ti importa? Ma che mi importa? Ma figurati, ma per favore non mi importa. Il fatto è che sono una pettegola professionista. Devo sapere tutto sì, quanto. L'amore è così... Non riesco a crederci, non posso essere così contenta per quello che ha detto. Ha parlato d'amore. O invece posso essere contenta. O forse si riferiva a Delfina. Però se stiamo tutto il giorno insieme. Ah, non ci posso credere, non posso crederci. È troppa felicità. Ah, gli uomini. Io non posso fare nulla, mamma. Sì, no, sì, sì, no. Puoi. Puoi non ripetere gli errori, puoi non essere egoista. Figlio adorato, pensa. Delfina ti ama davvero. Ma che c'entra questo? È intelligente. Oh. È una persona buonissima. Ha salvato la vita a tua madre. Va bene, mamma, ma questo non basta. Io non amo Delfina. Flora. Sì, Massimo? Nulla, 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 nulla. Nulla, nulla. Nulla. Però hai visto come mi guardava sulla porta? Mi guardava in modo speciale, quasi da innamorato. E questo? L'ha lasciata Massimo. Amore mio, penso solo a te. Il tuo amore. Allora Massimo mi ama. Sembri strana. Ah, nella tua lingua questo vuol dire che sono bella? No, sei meravigliosa. No, meno male, perché mi sono messa la prima cosa che ho trovato. Dici a me. E che bei fiori, non dovevi disturbarti, Massimo. Massimo? Oh, Delfina, Delfina, ti ho comprato questi fiori, ma sfigurano davanti a tanta bellezza. Oh. Un mazzo per te e l'altro per mia madre. Oh. Perché stia presto bene. Sei tanto carino. Che carino che è, vero, Flor? Sì, carino. Tu tieniti quei fiori che io mi tengo le... letterine. Che dici, Flor? Nulla. A te nessuno ha chiesto niente in proposito. Anna dov'è? Perché volevo vederla. Bambina, sì. Amore mio, tranquillizzati. Sì. Non volevo dirti nulla, però è molto debole, poverina. Ah, mamma! Oh, è tanto debole. La mamma è nella mia stanza. Bene. Vado a mettere i fiori nell'acqua e dopo le preparo un bel tè.
Io vado a mettere le letterine nell'acqua. Flor, hai un tic all'occhio o... Per questo? Ma quanto sei spiritoso! Tu sei una donna bellissima, intelligente. Sei molto speciale. Sì. Sì, certo, per me sei un'amica molto, ma molto speciale. Mi stavi spiando? Io? No, certo che no. Il fatto è che, povera, mi fa tenerezza, Delfina, dopo tutto. Mi fa un po' pena. E perché ti fa pena? Il perché, non lo so. Mi ha detto un uccellino anonimo che gli anonimi a volte non si firmano e a volte è lo stesso per le società anonime. Flor! Mi stanno chiamando. Che strano l'albero di Flor, no, Greta? È come... Strano e luminoso come Floricienta. Solo ora si ricorda. Sì, sì, sì. Sei la più bella della casa. Che carino per questo. Ta-dum! Come glielo dico a Massimo? Devo parlare con te. Mi sono piaciute le tue letterine romantiche. No, no, no. Massimo, devo parlare con te. Mi è piaciuto molto lo striscione. No, no, no. Massimo, devo parlare con te. Florencia, devo parlare con te. Così presto? Ah, santa pazienza, Massimo, devi essere forte perché anch'io devo dirti un mucchio di cose. Le relazioni umane a volte si complicano, Flor, quindi... sei un disastro. Cosa? Non posso assentarmi due minuti da questa casa che tutto si trasforma in un caos. I bambini quasi distruggono la scuola, Franco manda a rotoli l'azienda e tu dov'eri? Parla. Io stavo cercando di aiutarti. Aiutare, aiutare. Greta mi ha aiutato, Lorenzo mi ha aiutato, Evaristo mi ha aiutato, Delfina mi ha aiutato. Tu dovevi rimanere con i ragazzi. Così non mi aiuti, così non va bene. Massimo, io pensavo perché tu mi avevi... Io te l'ho detto e ripetuto mille volte. Voglio ordine e disciplina. Sei tu che devi occuparti dei ragazzi. Quello che succedeva tra te e Thomas, ormai siete cresciuti. Sul serio, dimmi, tu sei sicura che sia Thomas? Sì, beh, comunque non vuole ammetterlo. Non vuole ammetterlo? No. Io sono davvero molto arrabbiata con voi. Sul serio, davvero mi fa stare male. Voi andate a scuola per imparare o per combinare guai, eh? Andiamo in camera a parlare perché non si può continuare così, va bene? Cos'hai? Non ho niente, che cosa devo avere? Voglio parlare con Delfina in privato. Mi piace molto. Massimo, che tenero. Che c'è? Lasciami libero da una promessa che non posso mantenere. Perché il mio vero desiderio... Streghe, preparate le vostre manine che andiamo a firmare il contratto della nostra...